Educazione digitale alle controversie telefoniche. Il Corecom Tour ha fatto tappa a lucca. Prende il via il dibattito pubblico sul nuovo ospedale di Livorno nell'area ex Pirelli. Giornata dedicata all'ospedale pediatrico fiorentino per la commissione sanità del consiglio regionale. Corecom Tour Far conoscere e spiegare i diritti e prerogative dei cittadini nel mondo delle telecomunicazioni, far crescere la consapevolezza nell'utilizzo della rete dei social network e l'attività di sportello per la risoluzione delle controversie con gli operatori delle telecomunicazioni. È arrivato a Lucca nella sua quinta tappa il Corecom Tour, la campagna di informazione e comunicazione che il Comitato Toscano per le Comunicazioni ha intrapreso in collaborazione con la Sezione Regionale dell'Unione Province Italiane. Il Core, come lo ricordiamo, è un organo di consulenza e di gestione della regione in materia di comunicazioni nonché organo funzionale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Noi abbiamo introdotto questo tour che facciamo in tutta la Toscana da qualche, da qualche mese come nuovo comitato che si è insediato da qualche mese per cui stiamo viaggiando in tutta la Toscana, in città capoluogo, per presentare, questa è la quinta tappa, per presentare le funzioni e attività principali di, del Corecom che è il Comitato regionale per le comunicazioni a regione toscana che è l'organo di consulenza e di indirizzo in questo, in questo ambito in Toscana. Come veniva detto appunto fra le varie funzioni abbiamo quella di sovraintendere sulle programmazioni radio televisive all'interno della Toscana, di avere un'attenzione particolare durante la fase della par condicio, di portare avanti il tema dell'educazione digitale soprattutto nei confronti dei ragazzi delle scuole medie attraverso il patentino digitale che è un corso che organizziamo con l'Istituto degli Innocenti proprio per rendere eh, l'uso dei social e del web in modo consapevole e sicuro per le ragazze e ragazze che, che lo utilizzano e sappiamo quanto sia un tema delicato e importante di, di, grande, di grande attenzione. E L'altro grande impegno fra le varie funzioni è quello appunto di svolgere la funzione di conciliazione tra gli utenti e le compagnie gestori telefonici. Sappiamo che, che ciascuno di noi spesso così, si trova in difficoltà in questa, in questa situazione. Per cui il Coreco istituzionalmente come funzione delegata. Da AGICOM svolge questa funzione a titolo eh, completamente gratuito, dando risposte positive a, a centinaia, a migliaia di persone che ogni anno si rivolgono a, ai nostri uffici e che appunto trovano questo ausilio e questa collaborazione. Noi siamo in giro per la Toscana proprio perché vogliamo far conoscere fino in fondo queste possibilità, queste funzioni, questi servizi a tutela del consumatore e dell'utente che come dicevo fra l'altro sono a titolo gratuito e vogliamo che, che le istituzioni, i cittadini, le scuole, le imprese ne siano pienamente consapevoli e possano utilizzarlo quando necessario. Tra le varie iniziative del Corecom si segnala quindi il rafforzamento dell'attività di formazione all'uso consapevole del web e dei social tra le nuove generazioni, grazie all'iniziativa del Patentino Digitale, con cui si aggiorna la mappatura della realtà dell'informazione e della comunicazione in Toscana attraverso una ricerca affidata ad IRPET. Saranno poi indetti gli Stati Generali dell'Informazione e della Comunicazione per restituire al Consiglio e alla Giunta Regionale la fotografia dello stato dei bisogni degli operatori. Per promuovere inoltre l'attività di sportello per la risoluzione delle controversie con gli operatori delle telecomunicazioni, gli URP delle amministrazioni locali saranno chiamati a diventare sentinelle del Corecom sui territori della Toscana. Il Corecom svolge nello specifico attività in tema di controversie tra cittadini e compagnie telefoniche, TV a pagamento e internet, offrendo un servizio gratuito di conciliazione ai cittadini. A tal proposito, dal 2004 ad oggi il Corecom ha gestito 100.000 richieste di conciliazione, registrando l'83% di soluzioni. In sede di udienza di conciliazione. La cifra sale al 90% di soluzioni positive, considerando anche gli esiti delle pratiche che arrivano in sede di definizione per la decisione arbitrale. Il 2021 è stato l'anno col picco di richieste di conciliazione oltre 10.000. Da allora il trend è in diminuzione conferma che la conciliazione funziona. Le compagnie telefoniche hanno capito che è preferibile risolvere la controversia col cittadino utente prima di giungere in sede conciliativa. Questa attività ha consentito a cittadini e imprese di recuperare circa 4 milioni all'anno. Dal 2018, inoltre, tutta l'attività legata alla conciliazione si svolge per via telematica attraverso lo sportello Concilia Web. Tra le altre attività di valorizzazione delle buone pratiche di comunicazione in Toscana promosse dal Corecom si ricordano il premio tesi di laurea in comunicazione, il bando Toscana in spot e il bando Toscana che fa bene. Quella di Luca è stata la quinta tappa del Corecom Tour dopo Prato, Pistoia, Livorno e Grosseto. A febbraio il tour arriverà anche a Massa, Arezzo e Siena. Dibattito al via. Al via il dibattito pubblico sul progetto del nuovo ospedale di Livorno nell'area ex Pirelli, indetto dall'Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione della Regione Toscana. La fase degli incontri pubblici sarà inaugurata il 14 febbraio e si concluderà ad aprile. Obiettivo del dibattito è quello di consentire a tutta la cittadinanza di essere informata in maniera trasparente e completa sul progetto, promuovendo uno scambio tra loro, progettisti e promotori, discuterne le ragioni, i suoi aspetti strategici, le caratteristiche tecniche e i possibili impatti. Raccogliere osservazioni, pareri, proposte utili ad arricchire la riflessione sul progetto e a migliorarlo. Questo dibattito pubblico è un'occasione. Per poter parlare del progetto dell'ospedale con tutti i cittadini e le cittadine che sono interessate. Eh, di questo tema si è già pa parlato molto ovviamente in città. L'idea è di riuscire ad andare oltre eh, le polemiche che ci sono state sulla localizzazione di questo ospedale, per parlare invece delle caratteristiche essenziali del progetto, che possiamo veramente con i cittadini andare a discutere, approfondire, esaminare, raccogliendo proposte, raccogliendo suggestioni e indicazioni ai progettisti e ai proponenti perché lo migliorino rendendolo il più possibile rispondente proprio alle esigenze dei cittadini e della città. Quindi la, la ragione di questo dibattito pubblico è essenzialmente questa. Tre gli ambiti tematici che saranno affrontati. Il primo è mirato a valutare come il progetto si integra con i bisogni sanitari dei cittadini e con la sanità territoriale. Il secondo riguarda l'analisi sotto il profilo architettonico di inserimento urbanistico del quartiere e della città, valutando anche aspetti come viabilità, mobilità dolce e accessibilità. Il terzo ambito copre l'integrazione dell'ospedale sul piano sociale con la progettualità dal basso promossa da cittadini, associazioni, terzo settore, fondazioni, gruppi informali. A questi ambiti tematici, si aggiunge un ultimo incontro, l'11 aprile, dedicato al cantiere e al monitoraggio civico dell'avanzamento del progetto. L'incontro di lancio il 14 febbraio alle 18 al Cisternino di città sarà l'occasione per presentare alla cittadinanza le modalità di svolgimento del dibattito pubblico e offrire uno sguardo d'insieme sul progetto. Il dibattito pubblico è atteso eh, per legge perché va fatto su opere che hanno un dimensionamento come quello naturalmente dell'ospedale di Livorno e quindi Regione Toscana e ASL cominciano questo percorso con il comune che naturalmente a disposizione per eh, incontrare e confrontarsi eh, con i cittadini. Noi ne abbiamo già fatti due di percorsi eh, pubblici e di partecipazione che non erano previsti e non erano necessari, eh, non erano necessariamente eh, da fare, ma noi invece abbiamo deciso di farli. Sono all'epoca emerse tante cose significative eh, che sono state anche recepite da chi faceva il progetto. Ora con il progetto fatto e il quadro definito si tratta di capire e di parlare del modello di sanità che portiamo dentro e di come questo modello di sanità eh, sia inserito in quel comparto della città, compreso l'aspetto dei vecchi padiglioni che verranno recuperati nella città della, della salute. Oggi è una giornata importante perché si apre il dibattito pubblico per la costruzione del nuovo ospedale, che è una delle fasi importanti e previste dalla normativa. E, sì, è importante perché effettivamente l'ospedale di Livorno, che è un grande ospedale, il secondo più grande diciamo, a parte le aziende ospedaliere universitarie, è... Non è adeguato diciamo, agli standard degli altri ospedali regionali, quindi eh, la Regione ha, in, ha previsto un finanziamento importante per far sì che la comunità di questo territorio abbia un ospedale adeguato alle professionalità che ci sono già presenti all'interno della vecchia struttura di Viale Alfieri, ma adeguato anche agli standard di accoglienza, di, di, di comfort che hanno la maggior parte degli ospedali di, insomma, di questa dimensione. Oggi è un, è un momento che vorrei intendere come eh, sì, formale perché è previsto dalla normativa, è un, è un passaggio obbligato, ma sostanziale. Perché eh, credo davvero che l'ospedale possa diventare la casa dei professionisti e dei cittadini nella misura in cui siamo in grado di accogliere, ascoltare e loro ascoltare noi su quelle che sono le nostre difficoltà, i nostri vincoli, le loro necessità. Quindi, eh, mi Abbiamo previsto tante modalità diverse di partecipazione proprio perché vogliamo ascoltare e vogliamo prendere atto nella progettazione definitiva quelli che sono gli output di questo passaggio. Un passaggio che ritengo fondamentale. Lo dico sempre ma veramente io ci credo moltissimo. Se la comunità che è quella che utilizza i servizi e le pubbliche amministrazioni non parlano lo stesso linguaggio, non condividono una stessa linea, credo che non si dia un buon servizio. Gli incontri si svolgeranno in orario preserale così da favorire la partecipazione il 14, 16, 22, 23, 24 e 28 febbraio, il 6, 9, 14, 15 e 21 marzo, il 5, il 6 e l'11 aprile. Tutti i materiali del dibattito pubblico saranno poi disponibili sul sito internet dedicato attraverso il quale sarà anche possibile porre domande, pubblicare pareri e report dei dibattiti autoorganizzati. La relazione conclusiva sarà presentata a luglio. Visita al Maier. La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, presieduta da Enrico Sostegna, ha visitato l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. In particolare il gruppo ha visitato le strutture e tenuto un confronto con la direzione dell'azienda ospedaliera universitaria, che dal 2022 ha ottenuto il riconoscimento come istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, il personale sanitario amministrativo, i sindacati e il comitato di partecipazione. La commissione, nello specifico, ha visitato Pediatria A, dove sono ricoverati tre bambini giunti dalla Strescia di Gaza con vari traumi dovuti ai bombardamenti che stanno martoriando quel territorio. Stanno bene, uno dei piccoli è dovuto tornare in sala operatoria per perfezionare l'intervento sulla frattura, altri ne stanno per arrivare. Visitati anche i reparti di neuropsichiatria, psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Subito dopo si è tenuta una seduta della commissione con l'audizione del direttore generale Paolo Morello Marchese in merito alla trasformazione in IRCS, alle politiche del personale e alla strutturazione della rete pediatrica. È stato importante poterci confrontare. Abbiamo presentato un po' tutto ciò che stiamo facendo e soprattutto sono stati nei reparti quindi hanno avuto modo di eh, toccare con mano la complessità dei casi, tutta la, la dinamica proprio di un, di un ospedale pediatrico. Una giornata intera molto interessante, importante di confronto. Abbiamo parlato della rete pediatrica naturalmente, dell'IRCS che sta facendo tutti i passi necessari sia amministrativi ma in modo particolare di progettazione sull'attività di ricerca, quindi eh, insomma, è un ospedale eh, che corre e che naturalmente è utilissimo confrontare eh, la nostra realtà con eh, poi anche quella della terza commissione. Era giusto che la Commissione, che sta girando un po' diversi eh, realtà della sanità eh, del sistema sociosanitario toscano, venisse anche qui al Meyer dopo un passaggio importante, come quello della trasformazione in IRCS. Eh, noi, abbiamo approvato lo scorso anno la legge che, per la prima volta in Toscana, ricordiamoci, non ci sono mai stati, la legge non prevedeva la possibilità di istituire IRCS pubblici. E quindi questo è un passaggio importante che vuol dire reinvestire su quello che è la parte fondamentale dell'attività di un'azienda ospedaliera e quindi anche del Meyer, cioè l'attività di ricerca che Meyer già eh, svolgeva in maniera importante ma che ora può continuare a svolgere con ancora più forza. Questo è il nostro intento. Sappiamo tutti che Meyer è. Uno dei più grandi ospedali pediatrici nazionali e non solo, un punto di riferimento, un orgoglio per tutti i toscani e per tutto il Paese, quindi è giusto continuare a investire e attrarre competenze, eh, competenze scientifiche e ricerche, sono quelli che garantiscono la qualità di questo livello di ospedale. Abbiamo scelto di fare anche poi dopo la visita, proprio la seduta di commissione, proprio per affrontare alcuni aspetti che sono quelli degli adempimenti della trasformazione in IRCS e quindi abbiamo avuto modo di accertare che dopo l'approvazione della legge lo scorso anno si stanno compiendo mh, tutti i passi perché sia compiuta la, la, la strutturazione eh, dell'IRCS con la nomina di tutti gli organismi. Poi abbiamo fatto un punto sulla rete pediatrica, lo rifaremo poi anche con tutte le aziende del sistema regionale toscano la rete pediatrica risponde all'idea che i bambini in qualsiasi parte di una regione come abbiamo visto modo di ripercorrere anche oggi molto diversa da un punto di vista orografico di popolazione possono avere lo stesso livello di trattamento in qualsiasi parte della nostra regione grazie a quella scelta oggi c'è già funzionante una rete di collegamento e di teleconsulto in tutti gli ospedali della nostra regione quindi i genitori possono essere sicuri che se vanno in qualsiasi ospedale della nostra regione c'è il teleconsulto con il Meyer che è il punto capofila e quindi ovviamente questo ovviamente è un lavoro che deve andare avanti. E noi faremo infatti un'audizione poi anche dell'associazione insieme al Meyer e alle e altre aziende proprio perché ovviamente tutto ciò che va nella direzione di rafforzare la rete pediatrica ci trova sicuramente d'accordo però il punto in cui noi eh, che oggi abbiamo accertato ovviamente è che la rete pediatrica c'è e ha fatto dei passi avanti importanti. Io che mi sono laureato oltre 40 anni fa all'ospedalino Meyer vedo che la situazione è cambiata in maniera... Eclatante, tanto è vero che forse lo chiamiamo ancora ospedalino ma per una sorta di affetto, perché questa è veramente un'eccellenza, io mi rendo conto che è un ospedale veramente di riferimento non soltanto per la Toscana ma per tutta l'Italia. Credo che eh, si possa sempre migliorare ma ovviamente anche il modo in cui eh, si fa la professione, cioè eh, i medici riescono e gli infermieri riescono a avere quella tranquillità, quella serenità da poter trasmettere ai piccoli pazienti questo senso di disagio diciamo, eh, ridotto dovuto alla stessa alla loro condizione. Nell'aula magna del campus si è poi tenuto un incontro con la direzione aziendale, direttori dei dipartimenti sanitari e amministrativi, direttori di struttura complessa e semplice, dirigenti amministrativi, coordinatori infermeristici, il comitato di partecipazione e le rappresentanze sindacali. Proprio quest'ultima hanno lanciato un appello per il riequilibrio economico. Sono anni che la disparità tra i lavoratori degli altri ospedali non è corretta, le soluzioni cercate finora sono palliative e non risolvono il problema, hanno detto le rappresentanze sindacali chiedendo un intervento per non rischiare di far andare via i dipendenti. Il presidente Sostegni ha concluso auspicando esiti positivi dall'incontro fissato tra il direttore generale e l'assessore regionale sul tema.